presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, fronte unico per combattere per la realizzazione di questa Due Mari, di questo tratto che interessa le tre vallate. Sì, fronte unico per realizzare, per portare a completamento un'opera che è iniziata 40 anni fa. Io credo sia giusto anche che la si finisca, o meglio si aprano delle prospettive positive. Abbiamo la necessità di raccordare alcuni tratti nella Toscana che sono da finire e sono ancora da fare, la necessità di un collegamento fra l'Adriatico e il Tirreno è quanto mai urgente, particolarmente in questi territori che a parere di quest'Italia di mezzo sono rimasti sacrificati in una politica nazionale senza colore, perché qui non siamo qui a far politica, siamo qui a rappresentare le esigenze della nostra gente, le esigenze della nostra popolazione, che vuol far sì che questo Appennino, che spesso divide gli scambi delle merci, divide le persone, unisca. E noi pensiamo che la può unire attraverso questa opera e attraverso questa galleria, che è un po' l'emblema di un'Italia che vorremmo fosse diversa. Noi siamo perché le opere si finiscano e siamo perché le opere abbiano una sua continuità nel tempo, insomma. No, è 20 anni, io credo sia giunta l'ora anche di ripartire e ripartire bene. Un'infrastruttura determinante anche per l'economia locale? Ma è determinantissima, noi particolarmente, se penso alla necessità anche della Val Tiberina di uscire fuori da un isolamento che negli anni passati ha pesato rispetto al resto della Toscana, la necessità di raggiungere i porti dell'Adriatico e del Tirreno con più facilità, le merci che devono viaggiare, insomma le infrastrutture rendono l'economia dove passano più florida.